studenti ad Appennino TV. L'appuntamento di oggi presenta il progetto della classe quinta A Cuciamo. Mandiamo ora in onda il servizio realizzato dal nostro inviato. Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Appennini TV, qua con noi Lorenzo Casari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lorenzo appunto è qui per presentare il nuovo progetto della classe quinta A dell'Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvini. Allora Lorenzo, come vuole o come puoi presentare, come è iniziata questa idea, questo progetto? Sì, grazie per l'opportunità. L'idea che è stata individuata è frutto dell'immaginazione degli studenti della classe quinta guidati dalla professoressa di economia aziendale. L'idea è nata dopo uno scambio di idee, un brainstorming collettivo approfondito e con l'aiuto dei collaboratori della Camera di Commercio abbiamo avuto l'opportunità di lavorare seriamente su un progetto di carattere sociale e non solo. Ed è proprio questo l'obiettivo del nostro lavoro e delle ore che abbiamo dedicato, un progetto di notevole importanza. Molto bene, allora passiamo alla seconda domanda. Con, diciamo, quali principi sono alla base di questo progetto? Cosa appunto ha fatto sorgere questa vostra idea? I principi sono dei punti saldi del nostro lavoro: la sostenibilità, la solidarietà, la valorizzazione delle tradizioni, la valorizzazione del proprio retaggio. Ma cosa vogliono dire questi principi di cui ho appena parlato? Solidarietà, riconoscere che sia necessario aiutare quelle persone che soffrono di qualche difficoltà di varia natura. Sostenibilità, perché il nostro pianeta non può essere ignorato, le nostre vite non possono essere ignorate, la qualità della vita non può essere ignorata. E per ultimo, la valorizzazione del proprio retaggio, dunque riconoscere che il proprio passato esiste e che fa parte del nostro presente. Ed è per questo che abbiamo la testimonianza della signora Marcella. Ottimo, allora mandiamo in onda immediatamente il video della signora Marcella. A presto con un nuovo episodio di Appennini TV. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Marcella. Questa mattina mi sono alzata, cercavo una maglia che la devo aggiustare per mia figlia, perché lei è un po' in carne. Io ho una maglia che sta nell'armadio da tempo e vorrei capire come si può fare, allargarlo un pochino. Per allargarla bisogna andare a comprare delle cose per allargare la maglia. C'ho la macchina, la cucio con la macchina. Io ho cominciato a cucire a macchina quando avevo 10-12 anni, perché quella macchina qui non è di mia mamma, l'ho comprata dopo tanti anni. Da quando mi sono sposato ho comprato la macchina da cucire e cucivo. Ho fatto anche dei portafogli, io ho fatto lavorato, ho fatto dei portafogli, lavoravo con una ditta che mi dava i portafogli a casa da lavorare. E sempre lavorato, vado in merceria, compro della cordella adatta alla maglia, la cucio, mi metto a macchina, la cucio ai lati e la maglia si allarga, l'ho cucita a macchina e la maglia diventa più larga e si può portare, anche se è stata degli anni nell'armadio, adesso la si può portare. Sono contenta che questi ragazzi abbiano creato questo progetto e mi rendo disponibile a far vedere come si fa a cucire a macchina. Grazie signora Marcella. Ringraziamo la classe, il corpo docenti, gli inviati e gli spettatori per l'attenzione. Appennino TV vi augura una buona giornata.